Signori, rullo di tamburi per favore. Eh no, ho scaricato Brawl Stars. Lo so, molti di voi saranno emozionatissimi. È incredibile, me l'avete chiesto in un miliardo, tipo, siamo 900 iscritti, me l'avete chiesto in 9000, incredibile, non si sa come, ma l'avete fatto. Quindi vi prego, siate gentili perché è la mia letteralmente prima partita. So che molti di voi sono tipo straforti, devastanti, quindi siate clementi. Ora mi faccio qualche partita, vediamo un po' come funziona il tutto, meglio, vedo un po' come funziona il tutto, però voi siete fondamentali perché nei commenti dovete scrivermi un po' cosa è più utile, cosa è meno utile, cosa fare, cosa non fare, così mi aiutate un po' in caso dovessi portare nuovi video. Quindi sta tutto a voi. Come sempre vi invito a lasciare un mi piace, un commento e se siete nuovi di iscrivervi al canale. Ma detto ciò, iniziamo e speriamo che vada bene, incrociamo le dita. Allora signori, ci troviamo, come vedete, nella schermata principale. Tra l'altro ho webcam, non so neanche dove potrei metterla, non lo so, vabbè comunque. Allora, voglio esplorare un po'. Qui mi dice gioca, che credo sia quello che farà partire le partite, e a Raffa Gemme, che se faccio info mi dice raccogli le gemme che sbucano la miniera collocata nel centro della mappa o rubale agli avversari sconfitti, proteggine almeno 10 durante il controllo alla rovescia per vincere lo scontro. Ok, perfetto, quindi nuovo evento tra 17 ore, attenzione, colpo di scena. Poi qua ci sono, tieni 10 gettoni stella alla tua prima vittoria. Ok, quindi per la cassa devi ottenere 10 gettoni e ottienine 100. Mi sono chiamato Master, ovviamente. C'è anche il colore del nome, dai, c'è un po' di cose. E questo, che cos'è? Vediamo. Cassa Brawl. Spacchettamento. Colpo di scena. Spacchettamento Brawl, aprimi. Certo che ti apro, ma c'è... Oggetti rimasti uno, però. Shelly, no, ce l'ho già. Sono un po' triste in realtà. Magari me ne sbloccava un altro. Ah, nuovo obiettivo sblocca Nita. Il cammino dei trofei. Guarda quanta gente. Cioè, se io vado in fondo, chi c'è in fondo? So che voi molto probabilmente li avrete già tutti, però per me è nuovo. Mega cassa. Ok, però credo sia come su Clash che ci sia la stagione, non lo so. Poi c'è il negozio. Ah, ok, se mi connetto al coso della Supercell mi danno il tipo. Quasi quasi, lo facciamo nel prossimo episodio, in caso scrivetemi se conviene. Poi qua, vabbè, tutto lo shoppatore delle cose, lo shoppaggine. Qua le impostazioni, ok. Allora, io direi... Ah, c'è per gli amici online e cercare i giocatori da mettere in squadra. Ok, vabbè, per ora siamo qua da soli. Brawler si possono migliorare con i soldi. Ah, oh, è come su Clash. Vabbè, per ora abbiamo Shelly, ci teniamo Shelly. Mary Shelly, come quella di Peaky Blinders, vabbè, non so se l'avete visto. Oh, ma lui è quello Dragon. Quindi, io direi... Ah, ci sono anche i club... figo. Vabbè, noi siamo a zero, quindi io direi di andare in gioca. Ed è un 3v3 sostanzialmente. A Raffa Gemme raccogli 10 gemme, ok. Quindi siamo due Shelly e un... Boh, l'altro non lo so, però un FK. No, non è vero, non è FK. Allora, quello che ho capito è tipo... Boh, vabbè, probabilmente magari nessuno di voi ci ha mai giocato. A Smite. Ovvero che ci si può nascondere nell'erba... E appunto i nemici in teoria non ti vedono. Poi vabbè, molto probabilmente ti vedranno. Ma se io muoio cosa succede? Che respawn, ok. Quindi ogni brawler ha una sua abilità. Ok, ho usato la ultimate. Ho fatto bene, ho fatto male, non lo sapremo mai. Qua c'è gente, vedo già i spe... Cioè io non so niente, qua vedo già i pro. Cioè cosa mi stai dicendo? Perché ci sono già i pro? Mica siamo a livello tipo 1, letteralmente. Scappa, scappa, Master, scappa, scappa, prendi le gemme, prendi le gemme. Ok, ora, io non so qual è la migliore tattica, non so qual è il miglior brawler, non lo so. So solo che siamo 8-0. Ah, ma io ho due gemme. Stupidi, sto stravincendo. Ok, quindi vedo che lì si picchiano. Tra l'altro facciamoci di nuovo la ulti, va, che schifo non ci fa. Vai, tira le sberle. Tra l'altro, nel tutorial, che vabbè, vi ho saltato, mi hanno detto che bisogna... ricaricare i colpi, poi dipende dal brawler. Aspettiamo due secondi, sono un attimo innanzi. Partita conclusa, 12-0. Ok, quindi migliore RJ. Grande RJ, un saluto. Poi io e poi Bowie, David Bowie. E di là hanno perso, stupidi. Quello lì mi sembra che sia El Pocho, una roba del genere, non lo so. Fatto sta che Shelly si è potenziata. Ok, gettoni ricevuti, bla 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 bla. Perfetto, quindi cos'è che ci danno? Le coppe. Ok, qua mi ha sbloccato il tipo. Prendi... yes. Yes, e ci godiamo pure l'animazione. Abbiamo sbloccato Nita, brawler cammino dei trofei. Nita dà una scossa da mischia con le sue devastanti onde d'urto. E se non bastasse, con la sua super può evocare un orso enorme che l'assiste in battaglia. La usiamo subito, subito. Quindi andiamo in brawlers. Prendiamo Anita, seleziona. E voglio giocare con la signorina. Molto bello, mi piace di più questo. Poi magari fa schifo, Però intanto giochiamo. Andiamo in gioco, me ne faccio, non lo so, me ne faccio due o tre. Intanto mi do anche una sistemata. 10 gemme per vincere, abbiamo due Nita e un... non mi ricordo il nome. Shelly, Shelly.
Bravo Massa. Tanto che capelli c'ho, brutta situazione. Allora lui attacca da vicino. Ok, cioè da, sì, da relativamente vicino. Però vedo che ci danno già le sberle. Tirai le sberle. Ok, tira. Sono morto, sì. Sono scomodo col tasto del movimento di sinistra. Mi trovo un po' scomodo. Poi, vabbè, ovviamente devo scoprire un po' la tattica di come giocare. Prendi le gemme, bravissimo. Siamo 3v2. Qua c'è il tipo da picchiare. Però ci sta tirando le sberle, vedo. Vai, 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 vai. Tirai l'orso. Tirai l'orso in testa. Quanto è stupido che tiri gli orsi. Sì, ma ci hanno shottati. Forse era più forte Shelly, eh. Se proprio devo dirlo. Mi sa che Shelly è più forte. È anche più famosa in realtà. Cioè, quindi è più conosciuta. Ne abbiamo ucciso uno, sì. Ne abbiamo ucciso uno. Però il nostro obiettivo è lui. Vai, tiragli l'orso in testa. Tiragli l'orso in testa. Sì, comunque, signori, è come Smite o League of Legends. Che ti nascondi nell'erba per non farti vedere. Ma in realtà loro non sanno che li vediamo. Più o meno. Ok, c'ho pochissima vita, però stiamo vincendo. Vabbè, abbiamo vinto. Nel dubbio gli tiro un altro orso per fargli capire chi cazzpita comanda qui di zona. Siamo noi king della zona, anche se c'ho zero gemme. Però vabbè, io vi ho picchiati e la squadra vi ha presi, visto? Abbiamo ucciso Massimo Pro. Un saluto a Massimo Pro, che so che segue sempre i nostri video. Partita conclusa. Perfetto. Sempre il secondo. Ah no, migliore Master. Sì, signori, siamo i migliori. Perché poi? Perché abbiamo ucciso più gente? Boh, però li abbiamo scassati. Cioè, devastante. Però mi devo sistemare sulla sedia. Sarà. Mi vedrete tutto il video sistemarmi sulla sedia. Nita ha guadagnato 8 trofei su 10. Perfetto. E si è potenziata. E ci prendiamo pure la cassa Brawl. Ora, non so se nella cassa Brawl posso trovare i Brawler. Si chiama cassa Brawl. Punti energia per Shelly. Ok. E punti energia per Nita. E 5 gemme. Ok. Per quelle che servono per shoppare. Ok, nuovo evento sopravvivenza. Però vedete che la stagione finisce tra 13 giorni. Ok, avevo letto 13 ore. Vabbè, 13 giorni ci sta, c'è il tempo per nerdare. Ci potremmo fare un'altra partita? Volendo sì. Ah, qua c'è anche la chat. Per chattare con gli amici devi creare una squadra. Ok, allora io direi di farci un'altra partita. Ottieni 100 gettoni dalle battaglie. Non so se ce la facciamo in una battaglia. Nel dubbio mi riuso Anita? No, io la chiamerò. Ok, la chiameremo per sempre Anita, ve lo dico. Quindi abbiamo due Nita, di cui una sono io e una Shelly contro i bestioni. Sì, ma quelli là hanno già i bestioni. Comunque anche la nostra. Bravo, lanciati. Ah, ecco cosa serve lanciarsi per prendere le gemme. Dillo prima. Ti ho visto, ti ho visto, cosa credi? Allora, siamo a poche coppe. Perché sì, siamo a poche coppe. Però voglio vedere quando la gente diventerà straforte. Perché la gente diventerà straforte. La mia tecnica di gioco è: gli altri prendono le gemme, i miei due compagni di squadra, mentre io faccio il tank, ovvero vado a picchiare gli avversari come se non ci fosse un domani. Infatti vedete che tiriamogli l'orso. Prendiamo tutte le gemme, abbiamo 7 gemme solo noi. Massar scappa, Massar scappa, scappa, Massar scappa, scappa. Bravo orso. Mamma mia, signori, stiamo creando il panico comunque, non vorrei, non per vantarmi, ma si vede che siamo dei fenomeni. Non è vero, non è vero mai nella vita. Ma se io mi nascondessi qua, così tattica a caso, esempio, cioè io mi nascondo qua, basta, non mi trovano più. Ditemi se è una tattica che può funzionare. Ora vabbè, per l'amor del gameplay non lo farò. Però, tattica fortissima in teoria. Tu ti nascondi, basta, hai vinto. Non lo so, fatemelo sapere voi. Nel dubbio, noi siamo arrivati a 10 gemme e dovrebbe partire il conto alla rovescia. Vabbè, qua stiamo facendo un genocidio. Mi sa proprio che sono il migliore anche in sta partita, Ve lo dico tranquillamente. Uccidiamo anche lui, almeno proviamoci. Uno. Ok, partita conclusa. Vabbè, abbiamo vinto 16-0. No, il migliore è lui, che non sto neanche a pronunciarvi il nome. Però io voglio i brawler avversari per provarli. Cioè vuol dire che loro sono gente avanti. Sì, e Nita tra l'altro è salita a livello 2. Attenzione, esperienza, stiamo guadagnando un botto. Vittoria, nuovo grado e nuovo livello. Ok, siamo arrivati a 100. Così apriamo e concludiamo. Sì, qua ci prendiamo questo. Nuovo evento. Sopravvivenza, rifugio d'emergenza. Vediamo cosa dice. Sopravvivi nell'arena. Affronta l'arena in solitario in coppia e batti tutti gli avversari per vincere. Raccogli cubi di energia per aumentare la salute e la potenza di attacco. Ma fa attenzione alle nubi tossiche che avanzano. Ok, bello, mi piace. Ora, per concludere il video, ci apriamo questa chest. Magari troviamo la cosa più bella della storia. Sempre punti energia, sempre punti energia. Ok, quindi mi sa che in queste ceste i brawler non si trovano. Bene, mi piace. L'unica cosa, è un bel gioco. L'unica cosa che mi fa storcere il naso è il movimento, il tasto di sinistra è il movimento, però dai, interessante.
Il video può concludersi qui. Brawl Stars è un ottimo gioco, non ci avevo mai giocato, però è molto interessante. Infatti, ora ho capito perché molti di voi me l'hanno suggerito. In caso fatemi sapere come migliorare, cosa giocare, cosa non fare, cosa... Io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento domani, alla solita ora, ovvero alle 2.45, con un nuovo video. Ciao!